Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 10 giugno, ricordiamo San Massimo da Veia. Ascoltiamo. È San Massimo il patrono principale della diocesi e della città dell'Aquila. Nacque all'incirca nel 228, nella prima metà del III secolo, proprio nei dintorni dell'Aquila, in un'antica città chiamata Aveia. La sua famiglia cristiana gli fece da subito desiderare il sacerdozio. Era il 251 quando, durante la persecuzione di Decio, fu catturato e martirizzato in seguito alle varie interrogazioni da parte del preside della città. Per le sue risposte di fedeltà a Gesù Cristo, venne disteso sull'Ecureo e torturato a lungo. Nemmeno la promessa della figlia Cesarea come sposa lo dissuase. Così il preside, esasperato, ordinò che fosse gettato dal punto più alto, di nome Circolo e Torre del Tempio. Per questo martirio, Aveia, oggi Fossa, divenne sede vescovile. Le reliquie di San Massimo, dopo la distruzione della sua città natale, vennero spostate in una vicina città, Civitas Sancti Maximi, e nel 956 ricevettero per la venerazione l'imperatore Ottone I e Papa Giovanni XII. Fu nel 1256 che le reliquie vennero spostate all'Aquila, nella nuova cattedrale a lui dedicata. Dice di San Massimo il martiriologio romano: per il desiderio di patire si mostrò manifestamente ai persecutori che andavano in cerca di lui e dopo la costante confessione, sospeso sull'Eculeo e tormentato, quindi percosso con bastoni, da ultimo precipitato da un altro luogo morì. Proprio pensavo a questo tipo di tortura, l'Eculeo, che era una sorta di cavalletto sul quale veniva messo il condannato e poi con mani e piedi legati con due corde opposte veniva stirato finché non si producevano dei danni spesso mortali. E pensavo alla crudeltà dell'uomo e ai suoi tanti modi in cui si è manifestata. Chiediamo proprio l'intercessione di San Massimo affinché la crudeltà dell'uomo abbia freno e che la fantasia dell'uomo sia posta tutta al servizio del bene con le tante meravigliose cose che l'uomo ha saputo realizzare quando ha sfruttato il suo potenziale verso l'amore. Preghiamo proprio per questo. San Massimo prega per noi.